Un saluto a tutti e benvenuti ai campionati italiani 2019. Oggi abbiamo il nome degli 8 finalisti al main event. Quattro bracciali assegnati e riflettori puntati sul main event che giunge all'atto finale. Se il tavolo finale del main event fosse il palco di un concerto di musica classica, Claudio Di Giacomo sarebbe indubbiamente il primo violino. Luto Ughi Brianzolo si lascia il vuoto alle spalle, unico tra gli 8 finalisti a superare il milione di chip. Ecco le sue impressioni a fine day. Ieri ci avevi detto che ogni volta che chiudi chip leader un day, il giorno dopo splashi dopo due livelli. Dopo due livelli, sì. Oggi aspettavo anche il terzo. Il terzo è passato, quindi ho detto, poi con serenità mi sono riseduto dopo il terzo e ho detto qui non esco più sicuramente, arriverò al tavolo finale. Hai qualche altra profezia per domani, per il final table? No, niente, domani penso almeno, di solito, almeno quarto o quinto, però io gioco per vincere. Tiene duro Attilio Fossati, chip leader al day 1 e secondo nel count provvisorio, seguito da Umberto Vitagliano e Fausto Tantillo. Lala Olsi prova a rubare la scena a Claudio Di Giacomo vincendo il suo secondo bracciale in questa edizione. Con la vittoria nel Tournament of Champions, il grinder albanese diventa l'unico nella storia delle ISOP a poter vantare 4 bracciali. Qui con Olsi Lala, fresco vincitore del campionato italiano Tournament of Champions. Per la seconda volta? Sì, per la seconda volta affiliata, sì. Quindi sarei il campione dei campioni dei campioni. Benissimo, potremmo aggiungere il Filelmut sloveno o albanese, come preferisci. No, Filelmut delle ISOP, sì. Attualmente sono al primo posto con 4 bracciali e ho staccato tanto il mio amico Andrea Sorrentino, poi ci sono altri 2 ragazzi con 3 braccialetti, quindi un traguardo abbastanza importante. Sono molto 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 contento. Il bracciale del campionato italiano pro finisce al polso di Antonio Zaffonti dopo un estenuante TV table durato oltre 10 ore. Sentiamo le parole del vincitore. Eccoci assieme al campione italiano pro, Antonio Zaffonti. Abbiamo fatto le 3:30, ma alla fine ce l'hai fatta. È stata durissima, però siamo riusciti ad arrivare alla fine. Mi dicevi prima che avevi profetizzato questa vittoria. Avevo detto prima che iniziasse il tavolo finale. Primo torneo vinto su quanti giocati? 1. Fantastico. Dario Faenza mette la firma sul campionato italiano Super KO. Prima vittoria per lui alle ISOP e una soddisfazione difficile da nascondere. Chiudiamo con il successo di Antonino Leotta al campionato Win the Button. Il player siciliano batte in heads up Cosimo Cittadino e si porta a casa il bracciale. In programma quest'oggi il campionato italiano Short Stack, l'ISOP League Event e ovviamente il final table del main event. A domani per scoprire il nome del campione italiano.